Quando cucini, cuoci tutti i tipi di pasta a 100 gradi? Perfetto, per la pasta va bene, per l'allenamento assolutamente no. Perché quando si va ad allenare la potenza, quindi tutti quegli allenamenti denominati velocity based training oppure neuromuscular power, eccetera, quindi gli allenamenti che vanno verso la potenza, devono essere fatti al carico ottimale. Cos'è questo carico ottimale? È quel momento dove in watt la forza per la velocità produce il miglior risultato. In molti libri o in molte tabelle, diciamo un po' preconfezionate, si capisce che effettivamente si suggerisce che il carico ottimale sia intorno ai 50, 60, 70%, dipende dai testi dei libri e dalle metodologie. Però, oltre che, abbiamo visto anche in altri video, questo non è un modello applicabile per chi veramente vuole ottenere risultati, perché bisogna misurare il picco con appositi test, e addirittura è stato studiato in molte ricerche che una volta individuato, ad esempio nella bench press, il picco ottimale, il carico ottimale, ad esempio in 75% sull'1RM, questo però non si può riportare a tutti gli altri esercizi, perché in ogni tipo di attività il carico ottimale può variare anche di parecchio, soprattutto tra arti superiori e arti inferiori. Quindi se vogliamo ottenere veramente il miglior risultato e non perdere tempo, magari allenandoci, facendo delle cose che non fanno bollire la nostra muscolatura, è meglio sempre fare un test, cercare qual è il nostro carico ottimale e poi andare veramente nella direzione giusta per una migliore performance. Grazie, se vuoi condividere, ci sentiamo al prossimo. Ciao!